Poi ho sentito anche la lista civica di Monti. Ieri ha fatto un intervento un collega dicendo peste e corna sulla Lega, sugli extracomunitari, che siamo razzisti, eccetera, 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 eccetera. Inviterei il collega della lista civica di Monti, magari a frequentare meno troppi industriali o troppi salotti, e di farsi un giro dove ci sono le difficoltà vere. Chi fa la vera integrazione e chi non la fa? Chi cerca di dare comunque una regola di vita nelle proprie comunità e chi non lo fa? Certo è che se si vive sempre sulla teoria e non sulla pratica, faremo sempre dei mostri, perché tante volte qui si legifera facendo dei mostri perché non si conoscono le realtà, e le realtà invece le conoscono se uno sta in mezzo alla gente. E questo è un problema vero, sacrosanto, di cui la gente si lamenta. Bisognerebbe fare in modo, e qui è una proposta che faccio al Presidente, che nei giorni di vacanza dei deputati ci sia una settimana dove sono obbligati a stare in mezzo alla gente, perché così almeno capirebbero qualcosa di più rispetto a quello che pensano, perché non è possibile. Deputati, cortesemente, e anche deputato Bonanno, io la invito veramente ad andare avanti sull'intervento cercando anche di non cercare la provocazione, perché altrimenti qui non c'è più convivenza civile in quest'aula. Continuiamo ad alimentare. La ringrazio. No, la prego di attenersi all'intervento senza indicare colleghi o fare riferimenti. La ringrazio. Prego. No, scusi Presidente. Ogni volta che io parlo mi deve trovare da dire, ma io non capisco. Se dico le cose. Non la interrompo più. Non la interrompo più. Prego, può andare avanti. La ringrazio, Presidente. Perché poi anche se i suoi colleghi del 5 Stelle fanno versi, si chiude un occhio. Se no io parlo come dice lei. Mi metto così. Allora parlo così. Cortesemente, cortesemente. Non vedo più nessuno. No, prego, può andare avanti, deputato. Prego. So che dà fastidio dire delle verità e soprattutto dà fastidio dire le verità a certa parte politica che pensa di rappresentare il popolo, invece rappresenta il Monte Paschi di Siena e rappresenta le banche, rappresenta tutto. Deputato. Che c'entra certa parte? Colleghi, cortesemente. Colleghi. Oppure che c'è colleghi. Una parte politica che dice di Taranto e poi loro che hanno un governatore che non ha fatto un tubo per salvare quelli di Taranto. Deputato, io direi. Deputato, io direi di. No, tenerci al tema e andare avanti. Quello è l'importante. La ringrazio, deputato. Ci sono cose più importanti, molto più importanti, che la gente deve vivere tranquilla, e invece noi facciamo provvedimenti dove i delinquenti sono premiati e la gente che invece è onesta deve avere paura di vivere in casa. Questa è la verità. Colleghi. E poi io mi chiedo, arresti domiciliari, benissimo. Chi va a controllare questi signori? Vogliamo fare un altro regalo alla Telecom, che gli abbiamo già regalato un sacco di soldi con i braccialetti che non sono mai funzionati? Vogliamo dare un'altra cosa a qualcuno della Telecom, a qualche amico della Telecom, a qualcuno casualmente che è nella Telecom e ai posti di vertice casualmente di una certa parte politica? Queste cose qua non le vogliamo dire. Allora chi è che controlla chi è agli arresti domiciliari? Chi è che li controlla? Se le forze dell'ordine non hanno neanche la possibilità di fare il minimo indispensabile, perché sono troppo pochi, perché ce ne sono troppi purtroppo negli uffici. Lo diceva Indro Montanelli, il grande Indro Montanelli, diceva un motivo e un modo per far sì che ci sia più sicurezza nelle strade è quella di fare in modo che invece che ci sia troppa gente negli uffici che gira scartoffie sulla burocrazia che questo Parlamento fa, insieme alle regioni, che legifera, facessero meno burocrazia e stessero più nelle strade. Sembra una cosa semplice da un bambino come mio figlio che ha 10 anni, e invece non si fa, continuiamo a fare scartoffie per dire che cosa? Se commetti un reato ti do il cioccolatino, e no, se commetti il reato ti do un calcio nel sedere e rimani. Deputato, ha esaurito il suo tempo. Mi dispiace, ha esaurito il suo tempo, se può concludere l'intervento. Voglio salutare il mio intervento dicendo una cosa che mi hanno chiesto la gente fuori per dire, quando fai un intervento in aula dillo, e loro glielo voglio dire. Vergognatevi di questo provvedimento! Deputato, ha esaurito il suo tempo.